Buongiorno amici di Un Blogger per l'Italia, io sono Valentina e oggi per questa nuova avventura vi portiamo alla scoperta di un bellissimo paesaggio. Ci troviamo in Val di Fiemme, in modo particolare a Cavalese, e oltre a farvi vedere le bellezze paesaggistiche di questo territorio vi faremo scoprire anche la struttura in cui abbiamo deciso di alloggiare. Venite con noi! Per il nostro weekend in Val di Fiemme abbiamo scelto di staccare dalla quotidianità cercando un po' di sano benessere per il corpo e per la mente. Ed ecco che, senza alcun dubbio, la scelta è ricaduta sull'Eco Park Hotel Azalea, la cui filosofia è incentrata proprio sul benessere delle persone. Dalla cucina allo yoga, dall'area benessere alle persone che ci lavorano, questo hotel è stato il nostro punto di partenza, il nostro rifugio e la nostra oasi felice per 3 giorni. Basta spostare un po' più in là lo sguardo e ci si ritrova immersi in un paesaggio unico che invitiamo a scoprire senza auto, proprio come abbiamo fatto noi. Ecco Valentina, adesso le do il picnic che mi ha chiesto. Grazie. Poi potete decidere voi se tenere la borsa così oppure mettervelo nel vostro zaino. E ok. Della cascata, avete la vostra isola. Perfetto. Per la famiglia. Per benissimo. Poter mangiare insieme. C'è anche una coperta dentro, giusto? No, la coperta se volete ve la okay, do. Ok, perfetto, per fare proprio un picnic. Sì, se allora la preparo, okay. L'abbiamo già igienizzata e tutto. Ok, meraviglioso. Ve la do. Perfetto, va grazie bene. Mille. Prego. La cascata di Cavalese, ora vi faccio vedere un po' che meraviglia, e volevo soprattutto dire che a tutte le famiglie che ci stanno seguendo con bimbi anche piccoli potete tranquillamente affrontare il percorso con il passeggino, quindi è veramente consigliato per tutti. Tantissimi servizi offerti dall'hotel è quello di realizzare su richiesta una bella cesta di vimini piena di tantissime leccornie per poter fare un picnic nella natura. Allora, in circa 10 minuti dalla funivia che si prende praticamente vicino alle cascate, si arriva qui alla stazione di Alpe Cermislandia, dove c'è un grandissimo parco giochi. Come potete vedere, la mia piccola Iris si sta già divertendo. Giochi dappertutto, c'è anche un bellissimo laghetto, i bimbi giustamente si stanno rinfrescando, e qui c'è un bellissimo posto dove fermarsi e pranzare. Manca poco! Ce la puoi fare!
Ce la farai! Sei arrivata! Bravissima! Eccoci qui, abbiamo lasciato il parco di Cernislandia e siamo ritornati a Cavalese con la funivia. In questo momento ci troviamo in questo parco bellissimo, potete vedere mia figlia che sta scivolando e qui dietro c'è anche un bellissimo belvedere.